metteremo un po' del know-how di come fare migration di code sulle slides e in turn faremo vedere, diciamo, come si inizia a fare questa migration. Però qua è dove c'è la cosa importante. Oh, perché migrare? Non mi ricordo più. Prima di tutto, il linguaggio C++ è molto migliorato. Abbiamo visto oggi che è un nuovo linguaggio. Se avete codici che stanno scritti 10 anni fa in C++, magari non era neanche C++, era C with classes, era C. Ci sono concetti molto, molto, molto buoni, nonostante che abbiamo visto nella prima sessione, che vi danno extreme control su cosa volete dire a compiler. Volete dire a compiler di fare una move semantics, volete dire a compiler di che questo tipo non deve essere è const, per esempio, o questa espressione è sempre const, e così il compilatore può essere più sicuro, type safety, e più performante. L'idea è che quando ricompilate codice vecchio con un nuovo compilatore, quello che facciamo noi in Visual C++, ogni anno cerchiamo di ricompilare il vostro codice, così va più veloce ed è più sicuro, sempre. A volte non lo diciamo neanche, ma aggiungiamo sempre delle features di sicurezza e di performance. Quando parliamo, ad esempio, con Intel o con AMD, cerchiamo sempre di usare le latest chipset, i loro chipset ultimi e le istruzioni ASIM che hanno, per far andare il vostro codice più veloce, senza neanche cambiare niente nel codice. In generale avete anche un'ampia scelta di librerie, c'è STL, c'è Boost, c'è Grafica, c'è Algoritmi, e quindi la parola d'ordine è riutilizzare. Magari avete una classe string o un certo algoritmo che avete scritto a mano, ma come abbiamo visto, i nuovi algoritmi, le library, sono fatte. Prima di tutto c'è Tuning, sono super specializzate, le misuriamo sempre, sono performant e sono anche safe. E sicurezza, stress un po' la sicurezza, perché soprattutto venendo da veri, da codice piuttosto vecchio, c'è tanto C, ci sono tanti puntatori liberi, ci sono tante stringhe dove ti do un puntatore ma non so mai quanto è lunga la stringa, non so mai da dove arriva la memoria, double delete, then the pointer, ci sono un sacco di problemi, e tanti dei problemi di security che raffano. Overflow, sappiamo benissimo i problemi che possono causare, no? La madre di tutti gli attacchi, diciamo così. E queste cose qua sono importanti. Il compilatore cerca as much as possible, almeno se ricompila, la prima cosa almeno è ricompilare con il nuovo compilatore, poi se riuscite anche a cambiare un po' il codice e farlo più sicuro, molto meglio. Poi performance e sicurezza sempre, il codice è più ottimizzato. E questo è solo il linguaggio. Poi Visual Studio e Visual C++ come IDE, come tools che vi danno dentro nel pacchetto Visual Studio sono migliorati. C'è IntelliSense, navigazione del codice più potente. Quindi quando muovete il vostro vecchio progetto a una nuova IDE, riuscite a capire, a lavorare meglio col vostro codice. In generale riuscite a scalare meglio. Se guardate VC6, era una grande IDE al tempo del 98, ma ormai l'intelligence è molto molto meglio, tante cose sono molto meglio, le librerie sono meglio. Static Analysis, come abbiamo visto questa mattina, durante la pausa pranzo, non c'era praticamente prima, ed è uno strumento molto potente per capire come va il vostro codice, per capire se ci sono dei security issues. E i nuovi tools come refactoring, unit testing, non c'erano in vecchie IDE. Potete usarli di sicuro in queste nuove IDE come 2010-2012. E in generale adesso avete un compiler vero, per esempio, per targetare ARM e non quello che avevamo con C6 tanto tempo fa. Potete fare Windows Store Apps, potete fare phone, eccetera, eccetera, eccetera. E il debugger è sempre meglio, è uno dei migliori debugger sul mercato, ma cerca sempre di diventare meglio. Nuove features, nuovi visualizers, integrazione di WinDBG, integrazione di WinDBG, for example. Ok, quindi adesso vogliamo fare un po', vogliamo sempre fare questi esempi un po' fun. Adesso qui è stato un po' complicato, non so se voi avete dei progetti VC6, potevate darmi, la prossima volta vedete un altro, ci ho messo un po' a provare un programma
che è VC6, che è un po' facile da portare, perché non voglio stare qua tipo 5 ore a ricompilare tutto 5.000 ruoli, voglio dare un'idea, ma quindi ci ho messo un po', però l'ho trovato, era Pong. Vediamo quelle. Quindi gli esperti VC6 riconosceranno i file qua, che io non mi ricordo neanche qual è la soluzione. Grazie. Quindi questa, vado, ok, la prima cosa che succede è l'upgrade, e qui è una one way upgrade, però abbiamo ancora, questo è Visual Studio 2013 installato, ancora riconosce i file DSP, DSW e li upgradiamo, è sempre lo stesso engine che basically all'inizio fa un upgrade a MS Build e poi fa l'upgrade di MS Build al latest MS Build format. Ci saranno un po' di warnings, ma di solito funziona sempre tutto abbastanza. Ci abbiamo un po' di test che continuiamo. Io la soluzione si è un po' arrabbiata perché il backup non funzionava. Comunque funziona tutto, non ci interessa. Ed è qua, abbiamo tutto qui. La prima cosa che proviamo a fare ovviamente è non è un programma molto complicato, quindi la prima cosa che proviamo a fare ovviamente è compilare e qualcosa non funziona. L'errore dice non posso aprire questo file perché al tempo di VC6 non avevamo una STL vera e propria, era un po' una schifezza, era un po' non molto bello, IOStream era ancora all'inizio e non era chiaro, praticamente adesso questi due file qua che erano in VC6 non li abbiamo più, ci sono i file veri. Però la cosa più facile è sempre cancellare quello che non compila e sperare che funzioni tutto. Quello che faccio io sempre al lavoro, quindi infatti funziona, c'è succeeded, poi ci sono un biliardo di warnings. A me i warning è una cosa che non piacciono, quindi cerco sempre di buttarli via. Questo warning qua dice questa cprintf è il POSIX name e vogliamo. Cioè vogliamo che adesso usiamo standard C++ e il modo di usare cprintf non è standard C++, è un altro standard POSIX, sono molto amici standard C++ POSIX, però il vero formato ci dice qua sotto è di usare underscore cprintf e quindi voglio farvi vedere come potete usare refactoring, che è una piccola addition che abbiamo fatto a Visual Studio 2013. Abbiamo solo fatto un rename refactoring, però funziona abbastanza bene e riusciamo a fare refactoring di questo nome, diciamo, per la solution. È un po' come C Sharp ci fa vedere i vari pezzi, è abbastanza bravo. Con questo funziona, salviamo tutto e poi ricompiliamo. Mi sembra che c'è un altro, c'è GetC che è simile, facciamo un altro refactoring. Questo refactoring si è installato in Visual Studio 2013, non c'è, però dovete installare una addendum, diciamo un extension, e c'è il link alla fine del nostro backup. Quindi provate, è una cosa nuova che stiamo facendo anche nel mio gruppo, cerchiamo di dare delle extensions tipo beta, così potete provarle, potete dire ah, questo funziona abbastanza bene, c'è un file, c'è un project di 257 file, si blocca, ha un po' una schifezza, così. Quindi questo feedback è importante per noi, quindi se provate questo e non vi piace ditecelo, ma dici anche se vi piace un pochino. Comunque adesso mi sa che siamo in una situazione molto migliore. Adesso funziona, sembra, almeno compila, adesso proviamo, proviamo se funziona. Questa funzione avanzatissima di Pong. Funziona, gioca anche da solo. Visto? Ok, perfetto, quasi perfetto. Mi piace leggere facile, comunque. Comunque l'idea di Pong è questa, quindi il primo passo l'abbiamo fatto e il secondo passo che voglio farvi vedere, abbiamo rimosso gli warnings, abbiamo stressato all'inizio di parlare di security, una delle cose che
automaticamente avete è più security, avete più performance perché avete ricompilato con il latest compiler. E un modo semplice per avere più security è usare gli SDL checks qua. Non so se vi ricordate, ma in generale per la security, quando abbiamo usato essere più seri sulla security, CPU, che abbiamo fatto tipo GS, tutti questi tipi di switch che controllano buffer overrun sui stack, o cercano di aggiungere un po' di randomness nel lib e così, continuiamo sempre ad aggiungere un nuovo switch, o GS++, e alla fine tenere solo ricordarsi tutti questi switch e dire per essere veramente sicuro deve avere GS e NH, un altro tipo, 3 o 4 tipi di switch. È diventato un po' complicato anche per noi Microsoft. Noi ci teniamo tanto a ricompilare il codice di Windows, il codice di Office, il codice di SQL, in modo che siano sicuri out of the box. Allora abbiamo inventato questo SDL switch, che vuol dire Security Development Lifecycle. Praticamente quando accendete questo e dite al compilatore /SDL, noi torniamo on tutti i security switch che pensiamo siano importanti e sono quelli che usiamo sempre noi per shippare il nostro codice. Quindi questo è un loop catcher, e l'idea è che quando lo fate per un progetto e migrate alla prossima versione del compilatore, questo è sempre su, e se aggiungiamo un altro switchino, questo lo farà turn on automatically. Quindi è una cosa buona da fare. Tutti i nuovi progetti che create in giusto 2013-2012 hanno questo switch on by default. Ma penso che dipenda dal lavoro che fate, spesso non si lavora con nuovi progetti, lavorate con vecchi progetti, quindi ricordatevi di cambiare questo. E questo creerà magari nuovi warning, mi sa che qua siamo fortunati e non ci sono extra warnings. Un'altra cosa che voglio far vedere è un po' come ho fatto vedere come abbiamo fatto vedere la pausa pranzo, di usare static analysis, che è un'altra cosa che vi dà extra information per la vostra security. E quindi facciamo un build ma con analysis, e praticamente rebuilda la soluzione del progetto con code analysis. Ci mette un po' di più perché il compilatore è più lento, sta facendo un'analisi dei trees che vengono fuori dal compilatore, e ci sono gli errori qua che sono interessanti a leggere, però almeno abbiamo questo in questo posto qui dove è più facile a leggere gli errori. E ha trovato una cosa abbastanza interessante, c'è la format function. Se guardate bene come è fatta la printf, che è un po' una schifezza, ci sono un %d, 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 vuol dire che si aspetta 3 integers, cioè vuol x, vuol y, ma non c'è il terzo coso. E questo qua è l'AF, è un po' stressa. Mi piacerebbe anche sottolineare il fatto che questo tipo di esempi c'è anche tutta la parte delle stringhe, delle secure CRT. Che sono fondamentali. A questo proposito trovate anche un articolo in italiano, quello del 2005, che tra l'altro ho scritto io, su tutta quella parte, che è interessante perché i sentinel che vengono messi a debug time, quando il classico è CCCC o CDCD, no? Cioè vengono riempite le allocazioni quando vengono fatte compilato il debug mode, quando vengono sovrascritti i sentinel che stanno in fondo alla dimensione che è stata allocata, lui sbomba volutamente per dirvi guarda che sei andato a sovrascrivere, visto che le secure function vanno sempre a sovrascrivere in debug tutto il buffer. Se voi state facendo il calcolo della lunghezza della stringa sbagliata, andate a sovrascrivere il sentinel e sistematicamente trovate un bacco che, se lasciato a release, naturalmente potrebbe anche non dare problemi subito o comunque sbombare a livello randomico. Questo è importante, quindi non sopprimere i warning delle safe CRT e delle funzioni sulle stringhe, ma lasciarli abilitati e metterli a posto, perché sono un modo certo per arrivare in fondo a trovare dei dati di sicurezza non da poco. Okay. Esatto. Ok,
E questi warning sono il famoso warning 4996, non proprio sempre sono. Io che ho implementato questi warning e ne ho sentite su tantissime. Ah, però questi warning sono tornati on da quel famoso slash SDL. Quindi quando tirate su slash SDL, questi vengono on by default. Adesso, se avete un core base molto grande, molto vecchio, che fa un sacco di stringhe, un sacco di str copy, str cat e così. Ho trovato anche un baco sul Sentinel. Perché veniva usato lo stesso fill, era con lo stesso pattern il Sentinel, quindi andava a sovrascrivere, ma non veniva detectato perché il Sentinel era stesso. Poi l'hanno messo a posto subito. Ho detto, ah, se ne metti il mio ale con la frusta. No, era un debito, frusta. Vabbè, comunque, direi che non vogliamo sforzi eroici, però questi sono problemi di security seri. Quindi dovete cercare di capire e fare un balance. Magari avete 100 progetti e cercate di migrare un progetto alla volta. Potete ovviamente turn off the warnings per un po', però dovete riconoscere che avete questo problema e dovete creare un piano, in certo senso, di spostarvi forward, magari a standard string o a str copy underscore s, a qualsiasi cosa che cerchi di essere meno vulnerabile, diciamo. Tra l'altro in alcuni casi la migrazione è gratuita, cioè basta mettere underscore s funzione, basta, perché con alcuni trucchi di template viene ricavato in maniera automatica la dimensione del buffer, e quindi se non la state calcolando dinamicamente viene gratis, la migrazione è proprio automatica. E direi che per adesso possiamo fermarci qua sul codice e vogliamo iniziare un po' magari andare back alle slides e un piccolo sum up upgrade dovrebbe funzionare molto bene, se no farci sapere, è una cosa uno scenario importante per Visual Studio, per Visual C++. Refactoring quando potete, così non usate search and replace, ma usate il potere di refactoring, per esempio, per fare rename. Refactoring è un po' più sveglio, un po' più smart di search and replace. Abilitare SDL per i security settings e utilizzare static analysis e in general warning levels 3 o 4 e cercare di fissare questi warnings as much as you can, in certo senso. In generale vogliamo anche cercare di guardare il codice e quando possibile usare tecniche moderne, RAI, smart pointers, model view, eccetera. E questo è quello, diciamo, è l'intro per RAF. Iniziare a parlare della deep dive. Allora, fino adesso abbiamo guardato al modo in cui migrare il progetto e cominciare a capire quali possono essere le problematiche di base. Cioè, tanto riusciamo a ricompilare quali sono gli errori. La codebase vecchia non segue lo standard del 98, quindi neanche quello del 2003, neanche quello del 2011. È facile che possa anche rompersi dal punto di vista della compilazione. Questo è il primo step. Voglio sempre sottolineare che l'investimento a fare il porting è un investimento molto ben, diciamo, che è produttivo, cioè, vi dà un valore aggiunto, perché vuol dire che il vostro codice può sopravvivere al tempo. Quando il vostro codice aderisce alla ISO, avete la garanzia che verrà compilato da futuri compilatori e non solo Visual C++, quindi significa mettere in cassaforte il vostro soggetto. Questo è estremamente interessante. Bello. Esistono però poi dei pattern che bisogna seguire per capire come incapsulare le risorse e evitare di commettere quegli errori che sono tipici del linguaggio C. Quindi le vecchie code base che seguivano vecchie regole devono cercare di entrare nell'ottica di seguire un ciclo di vita delle risorse. In .NET abbiamo imparato che il ciclo di vita della memoria è gestito dal garbage collector, quindi il ciclo di dispose è più una cosa da risorse, c'è questa separazione tra memoria e risorse. In C++ sono tutte risorse, solo che gli smart pointers sono già gli strumenti confezionati pronti all'interno delle library per gestire il ciclo di vita della memoria in maniera deterministica, mentre invece sulle risorse sta a noi, perché le risorse sono le diverse, quindi dobbiamo essere noi a gestirci il mondo.
ovviamente il costruttore è ti alloco, il distruttore è ti chiudo, quindi la risorsa deve seguire il ciclo di vita della classe che incapsula la risorsa. L'incapsulation è proprio il punto nevralgico. Naturalmente ho benefici come il rilascio deterministico della risorsa, quindi al momento in cui viene distrutto immediatamente rilascio la risorsa, che ne so, un close handle. La drastica riduzione di memoria di user script, perché ovviamente ci sono tutta una serie di condizioni in cui non sempre il flow segue quello che noi diciamo pensavamo fosse quello tradizionale, quello classico, quindi può succedere di tutto. Per esempio, una cosa da sottolineare è che quando si usa STL si sposa in maniera indissolubile il mondo delle exception, quindi non si può pensare di ritornare degli errori sotto forma di codici. Il motivo lo vedremo tra poco in maniera molto clamorosa. Poi naturalmente ci sono i tool sono il linguaggio, si basa su un linguaggio nuovo, ci dà la possibilità di utilizzare nuovi paradigmi che ci consentono più facilmente anche a un semantic di trasferire una ownership di una risorsa al chiamante, oppure da memoria al chiamante, quindi è molto importante. Poi naturalmente gli smart pointers, ma non sono sempre necessari. E poi? Ok. Vediamo una differenza classica di un pattern try sul vecchio tipo di codice, in cui qua ho tanto un'allocazione fatta con la new, non ne vogliamo più vedere di questa cosa, che spariscano completamente tutte le new dalla nostra vista, okay? Quindi via a quel tipo di codice. Quello che vogliamo vedere è make shared, oppure make unique ancora meglio. Make shared è condiviso, quindi usa un reference count, naturalmente abbiamo l'overhead del reference count. Make unique è quello che azzera questo overhead, quindi se abbiamo un unico ownership, make unique è lo strumento, si fa spazio 14 questo, perché c'è questo right. Piccolo disallineamento, no? Poco importa. E build con Visual Studio 2013. Okay, con Visual Studio 2013 il problema non te lo dimenticate. Per istanziare un oggetto in cui uno solo è owner. Okay. Poi qui abbiamo un vettore di puntatori a shape, e in questa parte ovviamente avremo un vettore di smart pointer di shape. Questo ci consente di incapsulare il concetto. La prima load shape carica un certo numero di risorse allocate dinamicamente, il secondo torna anche lì allocate dinamicamente ma incapsulate dallo magari vediamo un attimo l'esempio. Poi cicliamo, e questo naturalmente questo è il codice che ha allontanato molti sviluppatori, no, diciamocelo chiaramente, perché l'iteratore sbragato dentro un for è sempre dato abbastanza molto verboso, ansia, è troppo verboso e così via. Il range for è sicuramente uno strumento estremamente potente, forse ancora più inciso del classico for each di C#, e ci dà la possibilità immediatamente di capire che stiamo semplicemente iterando n scelte. Poi, di nuovo, qui dobbiamo fare un dynamic cast di circostanze per andarci a ricavare su queste shape l'eventuale disponibilità tra le shape di quelle che sono di tipo circle, quindi è l'equivalente dell'operatore as, che può eventualmente ritornare null. È un cast fatto a runtime, non a compile time, ok? E invece di sbombare con una cast exception, ci restituisce semplicemente null PTR se questo, se la shape non è di tipo desiderato. E qui abbiamo un operatore analogo, che è il dynamic pointer cast, cioè in pratica stiamo dicendo io voglio fare il cast, ma non dello share PTR, perché è quello che lo tengo, ma del tipo contenuto all'interno della shared PTR, quindi ho questa piccola differenza fra i due operatori. Vado naturalmente a testare che il cast sia riuscito, quindi deve essere diciamo diverso da null PTR e deve rispondere ai requisiti. Lo stesso codice. Quindi il codice è praticamente uguale. Il codice che quello fa veramente il lavoro è praticamente lo stesso, esatto. È molto interessante. Non solo è più coinciso e fa le stesse cose, ma è anche a prova di bomba. Se anche mi esplodesse per qualsiasi motivo, non sto lasciando il link da nessuna parte, perché automaticamente i share pointer rilascerebbero la risorsa.
quello che è bello vedere sparire è la parte del link. Questa è la parte che, se usate AutoPTR, dovete ancora scrivere in molti casi, perché AutoPTR non è in grado di gestire dei grafi di oggetti. Mentre invece con gli SharePTR non abbiate paura a costruire grafi di oggetti, purché quando avete i puntatori che puntano indietro dovete usare WeakPTR, perché altrimenti create una circular reference. Okay? Le circular reference ovviamente sono possibili perché non abbiamo verbal collector che va a vedere le route, e quindi se A punta B e B punta ad A, quello rimane autoreferenziato e rimane per sempre lì. Invece il verbal collector ferma tutti e dice: c'è qualche route che va? Se non c'è, tolgo tutti e due. Questa è la grossa differenza da ricordare sempre molto bene. Quindi questa parte di codice sparisce. Credo che questo sia un grosso valore aggiunto. Volevo far vedere rapidamente. E questo è il codice attuale. Quindi abbiamo il circle con la shape è vuota, io ho fatto implementare virtuale. Quindi la toString, avrei potuto metterci qualcos'altro evidentemente, qua poi ho la public shape e derivo circle con il suo costruttore, ok? Vedete, tutto codice decisamente molto pulito, ho fatto l'overload dell'operatore uguale per fare i confronti, sono andato a fare l'overload della toString per vedere di stampare qualcosa di decente, poi ho la rectangle che deriva anche lei da shape e lo implemento in maniera uguale. Ho la load shape, che è quella vecchio style, con la shape star, che è quella che non vogliamo più vedere, via. E invece la shape 2, che è quella che semplicemente mi va a creare le n istanze dei vari circoli. Quindi magari è un po' verboso, perché la standard library usa questi make, underscore, share, eccetera, eccetera, ma per noi non è un grosso sviluppo il problema, no? Cioè abbiamo le dita veloci. E poi questo è il primo test, quello che era sulla parte sinistra della slide, e naturalmente questo che è la parte successiva, credo che non ci sia bisogno di avviarlo, insomma è abbastanza straightforward. Una cosa che voglio aggiungere è che questo codice qua, che è il vecchio codice, è se vedete bene, no, se qualcosa succede qui, se viene tirata un'eccezione qui, vuol dire che automaticamente andiamo qua alla fine, saltiamo tutto questo porte di delete. Praticamente avremo tutti questi pointer lasciati nella memoria, memory leaks e così. E invece, non scrivendo la delete, scriviamo codice, scrivendo meno codice, scriviamo codice che è molto più sicuro e less volatile. I nostri tre moschettieri, come già ribadito durante tutta la giornata, ma io stesso molto che questi sono veramente importanti, sono veramente degli strumenti impossibili da non usare in campo moderno, sono gli UnitePTR con un solo owner, pochissimo overhead e attenzione, exception safe, questo è fondamentale. SharePTR per le risorse condivise, ok, quindi assolutamente fondamentali. E WeakPTR che ci permette di evitare le circular reference, come dicevo prima, quindi il fatto di avere eventuale chiusura del loop. Ma se seguiamo una piccola regola, in avanti share e indietro weak, credo che non sia molto difficile fare così. I vecchi puntatori sono permessi, sono spariti del tutto, e tutt'altro li possiamo vedere come observer, come osservatore, ma mai per in maniera diversa. Quindi se ho bisogno di qualche cosa, perché ho una vecchia class che comunque mi espone i suoi dati tramite puntatore, ok, lo posso usare proprio per tenere in piedi le due code base in quel modo. Tip, quindi prediligere assolutamente UnitePTR perché è più leggero e ha la semantica move per trasferire la ownership, quindi sempre e solo uno avrà la ownership del contenuto. Quando usare UnitePTR per il singleton, per esempio, e adesso vediamo un esempietto, nei grafi quando puntano indietro. E poi prediligere make unique, make shared, perché comunque c'è qualche piccola istruzione di meno, sono leggermente più ottimizzati rispetto a costruire a mano lo shared pointer, che si può comunque fare, l'avete visto durante le sessioni, ma questi sono gli strumenti privilegiati. L'unico punto di attenzione che sta per svanire magicamente, perché nel nuovo standard è stato messo a posto, negli shared PTR, se utilizzate
gli array in questo momento nella code base rischiate di avere la delete sbagliata. Voi sapete che la new va con la delete, la new con le parentesi quadre, gli array va con la delete in parentesi quadre, non vanno mai combinate in maniera diversa. In questo momento CRPTR ancora non gestisce questa differenza, ma lo farà prossimamente, quindi una cosa da tenere a mente solo momentaneamente. Singleton. Ci sono tantissime presenze del singleton. Se parliamo di codice nativo o parliamo di codice managed, troverete sempre flame discussioni su quale sia la migliore implementazione. Per me è una tortura infinita. Ci sono molte teorie, come? Addirittura sì, cioè, assolutamente. Ovviamente una delle regole numero uno è: ma perché ti serve il singleton? Ovviamente ci sono in tanti che ribadiscono un concetto che non dovrebbe essere necessario, che è un errore architetturale, e bla bla bla, insomma, poi le motivazioni si sprecano. Certo che migrare la code base è un conto, migrare l'architettura, sorry, significa riscrivere. Quindi non è così, voglio dire, determinati concetti vanno purtroppo portati, ma io come mi gestisco? Se ho un oggetto che mi ha sempre esposto il puntatore libero e voglio continuare a gestirlo in più o meno in quel modo, posso wrapparlo? Il rischio qual è? Che se io prendo, ricevo il puntatore libero da un singleton e lo metto dentro uno share PTR, quando quello va via mi tira giù anche il singleton e rischia di farmi un disastro, magari per multiple delete, perché lui internamente non onora le delete, quindi scoppia tutto. Quindi come faccio a gestirla questa cosa? Non è banale, diciamo. C'è chi preferisce, tipo Scott, Scott Meyers, che è il grande guru, ha avuto il piacere di avere una risposta da lui su questo tipo di codice, per lui preferisce tornare dei reference, non post reference, ma dei reference, e la sua implementazione è sua, è famosa, e quindi sta bene così. Ha un vantaggio però a gestirlo con uno share PTR, perché la user underscore count è una funzione dello share PTR che mi torna il numero di utenti che in quel momento stanno utilizzando il singleton. Questa è un'informazione che in alcuni casi è estremamente interessante per l'implementatore del singleton, quindi non è da sottovalutare. Allora mi sono fatto venire un po' di mente di cose e ho detto: proviamo a buttare giù una possibile implementazione. La prima è: ok, ho un costruttore, lo lascio lì, non è un grosso problema. La cosa importante è che è nella parte privata, perché naturalmente non voglio che qualcuno possa fare la new di quella classe, comunque possa istanziarlo liberamente. Poi vado a rimuovere le implementazioni di default del copy construct. Non voglio che, se faccio A uguale B, questo sia permesso, il compilatore me lo inibisce di base. Eventualmente, come optional, potrei implementare il move construct, perché potrebbe avere senso trasferire la ownership, ma a me non piace molto un singolo trasferire la ownership, quindi preferisco riacquisire una cosa che è per sua natura condivisa. Se non serve, è meglio implementare. Vado a disabilitare anche l'operatore uguale, okay? Quindi anche lì via. Poi naturalmente la classica get instance, e in questa implementazione espongo with PTR mentre internamente mantengo lo share PTR. Questo mi garantisce che il singleton stia praticamente sempre su. In una possibile alternativa, o anche quella, ma non ve la mostro, nel senso che facciamo veramente tardi, ho il with PTR interno ed espongo lo share PTR esterno. Questo consentirebbe di avere un ciclo di vita del singleton molto corto, quindi di poter se io tenessi tutti e due share pointer, sia interno che esterno, rischierei di avere il counter sempre a 1, perché io mi autoreferenzio, di conseguenza non andrebbe mai più via dalla memoria. Invece avere il with PTR interno mi consente di dire: sto su solo se ho degli utenti esterni. Quindi questa è la grossa differenza fra le due implementazioni. E la parte che ha risolto qua in maniera molto egregia la call once è una funzione che mi garantisce, avvalendosi di un flag statico, che questa la parte interna, la lambda interna, venga eseguita una sola volta. Prima si facevano due controlli con verso null, il primo per sapere se era null o meno, poi abilitavo il mutex e poi ricontrollavo di nuovo, perché in quel piccolo momento c'era comunque la possibilità. Quindi il controllo doppio null è un classico,
tuttora valido, ma si può evitare, e di conseguenza vado qua all'interno, la eseguo una volta sola e vado a ritornare l'istanza dentro lo share di pietra. Ci sono possibili variazioni in tutto questo, naturalmente, e la logica è quello di dire ok, vai. Un altro punto fondamentale a cui bisogna stare molto attenti è nella vostra vecchia code base, probabilmente ci saranno molti cast, dimenticatevi il cast, tra parentesi, quel cast che c'è. Quindi devono sparire tutti dal primo all'ultimo. Quei cast sono dei reinterpret cast, quindi quasi C++ quello è equivalente a un reinterpret cast, in cui può avere senso, ma solo in determinati particolari specifici casi, è importante evitarlo perché non ha nessun controllo di correttezza, quindi il compilatore non può dire niente perché sta dicendo io so cosa sto facendo, fallo punto e basta, concetto alla fine è questo. L'esempio di uso eventuale, ce n'è uno più avanti, è quando io voglio trasformare una lasagna da ciastare a ciastare, per esempio, in quel caso c'è poco da fare, cioè io so che voglio trasformare quel tipo da lasagna da lasagna, non posso fare molto di più, se non uno static cast, quindi comunque è fatto a livello statico dal compilatore, non ho nessun tipo di costo e via. Oppure quando ho winrtier o com, voglio per esempio da un oggetto winrtier estrarre l'unknown, in quel caso stessa Microsoft ti dice di fare un reinterpret cast perché lì c'è poco da fare, io ti garantisco che l'unknown c'è perché è la root di tutte le interfacce e l'unico modo per prenderla è quella. Okay. Ma l'idea qua è, come vedremo nel prossimo esempio, è di cercare di encapsulare il più possibile questi reinterpret cast in posti dove potete controllarli praticamente. Sapete bene quello che state facendo, avete completa informazione coming in from the user e in quel momento ok, usate un reinterpret cast. Quell'interface è un grande esempio. Esatto. Tutti i tipi, tutto è chiaro, e per quello che ho l'interpret cast è ok da usare in quel momento lì, ma se no è un po' un casino. E soprattutto qui abbiamo esempio di assign char e char, che sono la stessa size alla fine, ma fate super attenzione anche quando cambiate la size di quello a cui puntate, magari puntate a un void star e poi a una struct o different strat, sono super security issues. Certo. Questo era un punto d'attenzione, interoperabilità winrtier.com, per esempio lo swap chain panel dell'esempio di Microsoft Ad, entra per tenere test cast per andare a prendere la unknown, ci sono casi proprio molto a laser, puntino è quello. Poi abbiamo lo step cast, questo è probabilmente quello più utilizzato di tutti, perché se io ho un int devo convertire un long, classico, non devo usare parentesi, ma devo usare static cast, magari un po' verboso, no? Perché static underscore cast, poi minore, bla bla bla, maggiore, pazienza, questo è, il linguaggio è questo, ce lo dobbiamo tenere e funziona bene, è importante perché il compilatore ci dà un sacco di informazioni e sa esattamente che cosa vogliamo fare. Se vogliamo fare un cast diverso, la semantica, esatto, chiaro. Lui ci dà errore e dice no, dico, mi hai chiesto un cast di quel tipo, non lo puoi fare di quest'altro, non è libero di tutti, tu mi hai chiesto di fare uno static cast, quindi occhio, quindi ci può salvare anche da parecchi errori. Const cast permette di rimuovere la constness, quindi andare a dire però funziona, è un pro, è un contro, insomma, se noi abbiamo aggiunto tutte queste informazioni dicendo che il tipo deve essere const, perché rimuoverla? Quindi sì, ci sono dei casi in cui può essere utile, però è sicuramente un azzardo, nel senso, magari avete fatto un cattivo design a volte, no? Vuol dire, tutto sommato, allora che necessità c'era perché pure fossero fatto const? In una vecchia code base può essere. E poi dynamic cast, abbiamo visto l'esempio prima, quindi non vi tengo oltre, assolutamente. Ovviamente qui sono tutti gli equivalenti, quindi dynamic pointer cast, static pointer cast e const pointer cast. Vedete che qua avete lo stesso due righe di codice che abbiamo visto prima, è molto intuitivo perché se tutto ciò che sta dentro lo smart pointer deve cambiare di tipo, essere castato in qualche modo, specie su una gerarchia, dynamic pointer cast è lui che deve lavorare. E l'idea qua è che avete tutti gli strumenti. Avete poche scuse per non passare ai tre moschettieri, diciamo, a
share pointer, il mid pointer o mid pointer. Avete anche questi extra cose sui cast, avete make share e così, quindi quello sarebbe un interessante push da fare nel vostro core base per, assolutamente. Per la memory. Noi vi vogliamo lasciare senza esempi pratici, quindi ci sono un altro paio di cose che sono abbastanza interessanti. Vai. Questo è per esempio un classico, credo che gli eventi Win32 li conosciamo tutti. Okay. Che cosa restituiscono? Come la maggior parte di primitive Win32 restituisce un error. Quindi il classico di così. Un po' più, okay, no? C'è tanta roba qua, ma ovvio, dico, quando ho scritto questa parte mi sono detto ok, devo creare un evento, poi devo fare void for single object, poi alla fine dovrò fare close handler, quindi ti lascio questa roba qua, soprattutto se va sulla parte server, sta in piedi settimane, se faccio il leak di handle la pago cara, ma molto cara, e c'è molta roba in giro là fuori, i server vanno rebootati per colpa di handle che non vengono utilizzati, quindi il close handle vanno fatte tutte e vanno fatte. Okay. Sappiamo bene di cosa significa le code base che devono stare in piedi per settimane o magari tutta una corsa, che se fanno leak bastonano forte, no? Quindi cosa faccio? Do la possibilità di creare con o non senza auto reset, devo andare a creare, faccio la create event X, non per altro, ma perché questa è compatibile con il Windows Store App, quindi mi serve, perché può girare quella dentro il Windows Store App, quindi vedete che Win32 si può usare sulla Windows Store App, siamo in C++, buona parte della code base. Perché il trend non è solo no. Andiamo avanti e quindi se l'handle è uguale a null PTR, qua lancio un'eccezione. Qua è importante. Se io non volessi gestire le eccezioni, avrei un grosso problema. Uno, come faccio a definire il fallimento? Due, come faccio a dire quale delle eventuali funzioni che io ho chiamato potrebbero essere più di una e fallire? Quindi dovrei tenere all'interno di questa classe uno stato che non è più l'handle, ma è il o gli errori. Come risultato questa roba qua diventerebbe automaticamente a rischio di concorrenza, quindi race condition, perché se vengono chiamati da P3 della stessa classe sappiamo bene che la client event regge molto bene la concorrenza, ma la nostra gestione degli errori no. Quindi il fallimento dentro il costruttore con un'eccezione va fatto ed è il modo corretto, perché le STL tanto usano esattamente la stessa strategia, quindi è inutile adottare le STL se poi adottiamo un'altra strategia per gli errori. È un modo per dirvi rassegnatevi, le eccezioni vanno usate solo in caso di fallimento, è un errore, non un normale flow del programma, perché fanno perdere tempo, sono costose, niente di diverso da quello conosciamo già nel framework, già. Ma rassegniamoci, le eccezioni vanno usate, sono eccezioni C++, non sono SH, ok? Stiamo parlando delle standard C++. Il parallelo con C Sharp e con il framework è veramente lo stesso. In C Sharp ci sono sempre eccezioni dappertutto e non ci sono molte ragioni per non usarle in C++. Soprattutto qua si rischia di avere poi delle race condition. È complicato fare diversamente, perché se non uso l'eccezione poi mi devo mantenere lo stato e non sapere perché è fallita una cosa è brutta. E qui che cosa succede anche? Che attenzione, i runtime error, che è un'eccezione classica da lanciare, accetta una string ma non accetta la W string. Quindi occhio, perché qui è uno di quei rari casi in cui dobbiamo usare la versione ANSI, perché non esiste la parte di eccezioni che gestisce la W string. Questo mi auguro che prima o poi esca una W runtime error, che sarebbe sicuramente più per uniformità, perché vi ricordo che Windows è Unicode, punto. Se voi lavorate in ANSI e poi parlate con una versione del Win32 che finisce per A, state chiedendo a Windows di convertirla per voi, quindi vi state facendo del male a livello di performance, punto. Quindi lavorate solo con le versioni di Unicode, le W, tutto il resto, anche il TCHAR, buttatelo via, non serve niente. Vi state solo mettendo anche i potenziali problemi di security che non sono da poco. Usate le W, lasciate perdere ANSI, in qualche raro caso, però è necessario. Qui poi ho l'operatore, che significa che questo tipo di... Se io faccio cast su handle... Static cast su handle, esatto, ormai è talmente automatico, okay. Ottengo l'handle che è incapsulato, quindi potrei avere una funzione magari regressa, quindi nulla mi impedisce di utilizzare questo per passare l'handle
alla funzione che lo attende, ho un costruttore esplicito che non fa altro che creare diciamo l'evento in maniera col trooping, con l'autoreset, ho l'altro esplicito con il parametro che mi consente di scegliere, e ho naturalmente il distruttore, piccolo trick qua, perché in pratica questo serve a dire: mi prendo il result della close handle, se sono nella versione debug allora faccio un assert e informo lo sviluppatore se qualcosa che non va, perché mi fa scoppiare il codice. Se questo viene cancellato perché se ho una versione debug l'assert salta via, quindi non viene neanche compilato, sotto ho uno static test su void del risultato, in modo che non mi dia il warning dovuto al fatto che non sto usando un parametro che ho ricavato dalla close handle. Quindi c'è questo piccolo trick che può essere sicuramente utile. Una cosa che non abbiamo aggiunto qua è mai tirare un'eccezione da un destructor. Non tirare mai l'eccezione. Se volete veramente, se qualcosa va male qua, o fate finta di niente o terminate il programma. E questo è vero. E un'altra cosa, come dicevi tu, il fatto che il constructor adesso tira eccezioni, se qualcosa va male, quindi vuol dire che l'oggetto non è mai stato costruito, se qualcosa va male, è molto importante, perché adesso questo tipo di oggetto, tipo questo winter di two event, è perfetto, ha semantica giusta per essere messo dentro, per esempio, uno standard vector di eventi, o una standard queue, o qualsiasi altro contenitore STL che supporta. Una wait for multiple object che accetta gli array degli eventi. Esatto, che potrebbe essere uno standard vector proprio. La classe ovviamente non è finita, poi ho voluto aggiungere altre cose molto semplici, la set, la wait infinita, la wait with timeout, quindi le varie cose che usano poi nel modo più classico le attendo che si verifichi, eccetera eccetera. Quindi, su questo translation ed each result e sempre eccezioni se qualcosa non va bene, eccetera. Quindi è esattamente lo stesso paradigma. Questo è quasi meccanico, le slide, quindi le potete vedere con voi, il set, vedere queste cose non è proprio il massimo. Questo è nuovo, esatto. Questo è un altro tipo di esempio, un altro tipo di risorsa, fatta un pochino più cattiva, diciamo così, no? Perché in pratica facciamo un wrapping, in questo caso è il package winner qui, però dire, potrebbe essere veramente una qualsiasi risorsa, una delle tante, e il tipo che Windows offre in modalità gstyle, per capirci. E quello che veramente ci interessa è il packaging for reference, che è la risorsa. Qui, come al solito, faccio della delete del copy constructor dell'operatore uguale. Questo ci consente di evitare che poi la risorsa venga splittata in più, e sarebbe ovviamente un disastro, perché magari sono a close due volte. Ho di nuovo qua un cast, una static cast su packaging for reference, per poter utilizzare comunque liberamente la risorsa dall'esterno per tutte le API che lo richiedono. E il costruttore esplicito che mi consente di andare da una wstring, quindi finalmente vedere sparire, quando parlo del 32, vedere sparire quel char star o quel char underscore t star, perché è veramente insopportabile che tutte le volte vuol dirti il puntatore, la lunghezza, questo e l'altro, ma le cose mie non sono più, non sono veramente più. E qui è l'occasione per fare pulizia. Passo un const reference, quindi non sto neanche copiando la stringa, sto semplicemente passando il reference che non potrò andare alteramente a modificare, e qui all'interno vado a invocare diciamo l'apertura di questo package che ho passato, gestisco l'errore eventuale. Io qua ho messo un commentato, perché format non esiste, chiaramente è una mia funzione che poi hanno le mie utility, ma nel caso insomma ci sono tanti modi per generare qualcosa che abbia un pochettino più senso. E naturalmente nel distruttore è esattamente lo stesso pattern che abbiamo visto prima. Okay. Tutto molto simile. Questa è un altro use case di come si usa il package reference che abbiamo visto poco fa, in un API che ritorna n stringhe, cioè tutti i package contenuti, quindi tutte le applicazioni contenute all'interno di quel package. E facciamo ad esempio le communication, se avete usato la posta, people, quelle cose lì, sono tutte tante applicazioni all'interno di un solo singolo package, voglio avere la stringa di tutte. Naturalmente le stringhe sono di lunghezza variabile,
e la quantità di stringhe sono variabili. Come fa Windows? E lì comincia il viaggio di qua. Per esempio la API dello spooler fa esattamente la stessa cosa, no? Per andare a recuperare il numero dei job che ci sono all'interno. In pratica io chiamo una volta l'API e questa API mi dice io ho bisogno di dot byte, prima chiamata. Poi che cosa faccio? Comunque la alloco lo spazio che mi serve, che è byte, no? Un byte array, e su quello, quando la richiamo, mi va a riempire il buffer, che è garantito essere contiguo, mettendo all'inizio i puntatori alle varie stringhe. Seguono le stringhe stesse, quindi in pratica ho una, due, tre stringhe. E questi sono semplicemente i puntatori all'interno dello stesso buffer che delimitano la stringa. Infatti se vedete qua, qua c'è scritto Microsoft in Unicode. Ok? Quindi 16 bit per ciascun carattere. E quindi di qua inizia il buffer con Microsoft, Windows, Communications, Package, eccetera. Poi un po' più avanti, se andate a vedere, sapete che dovete reversarlo per via dell'endianess, ok? Per cui si legge 00575985, veramente. Quindi se andate a vedere il corrispondente di qua, vedete qual è l'indirizzo in questione. Il primo è questo, il secondo è qua, e inizia qui, e il terzo è molto più in basso, perché il buffer è più lungo. Questa funzione cosa fa? L'abbiamo resa bella, perché ho un const wstring ampersand con application full name, che è quella che io ho di partenza, e di risultato ho un vettore di n stringhe che sono appunto le tre che usciranno. E vista così è una bella signetta, vuol dire, è bella da usare, no? Cioè, molto C sharp like. È sicura anche. La prima cosa da fare è dire, ok, ho un risultato, ho una lunghezza, all'inizio faccio una guess, dico, ma ci proviamo, invece che chiamarti subito con zero per dirmi che non basta il buffer, che prova a dirti 200, vediamo cosa vuol dire, è indifferente il numero che metto lì, no? Quindi faccio una prima allocazione, e l'allocazione finirà in questo unique PTR di byte. E questo va bene, perché tanto a me serve avere un buffer iniziale, so che è un byte array, perché non posso fare diversamente, e il unique PTR ci sta bene, non ho bisogno neanche di condividerlo, non ho bisogno di overwrite. E questo do while può suscitare un po' di curiosità. Do while serve sostanzialmente per evitare una race condition. Potrebbe succedere che ci sia un'applicazione che stia installando e io che stia chiedendo i package. E mentre gli sto chiedendo qual è la dimensione, lui mi installa un altro package e quindi al momento in cui torna il buffer che lui mi ha risposto non vada già più bene. In quel caso, alla seconda chiamata, quando io ho già un buffer più grosso, lui mi dice insufficient buffer. E quindi cosa faccio? In quel caso con il do while ritorno su e continuo. Quindi questo è anche a prova di eventuali race condition di chiamate dell'API. Avete mai pensato a un problema di questo genere? Non è, è un po' tricky, no? Però lo spooler però è un po' lo spooler è perfetto. È un po' più. Questo è un po' far-fetched, però. Esatto, questo è un po' esagerato. Un po' esagerato. Però sullo spooler ci sta. Però il pattern è questo da usare, quello del do while. Esatto. Buffer reset, quindi gli ridò la nuova versione, quant'è il nuovo, vedete, ne stiamo allocando. E lo immediatamente incapsulo dentro il PTR, non c'è un istante in cui io ho il puntatore libero e butta via quello vecchio fatto e butta automaticamente, chiama di lì su quello vecchio. Il reset si occupa lui di gestire il vecchio, diciamo la vecchia disallocazione, non sto rischiando nulla. Poi prendo, chiamo l'API, se è insufficient error buffer ritorno indietro, altrimenti se è a posto, se è diverso da success o l'errore, altrimenti se è a posto vado avanti. Qui serve di nuovo un reinterpret cast, è importante, perché è in modo controllato, cioè le Windows API mi hanno detto io ti do un byte array, tu mi devi dare un byte array, ma poi dentro io ci scrivo delle stringhe. Questa è una cosa che è scritta solo nella documentazione, non è esprimibile a livello di semantica, si può spazio. Anche perché all'inizio ci sono puntatori e dopo ci sono stringhe, qui è un buffer misto. Se andiamo sulle struct, per esempio, quelle di 32, posso trovare anche cose molto diverse, posso trovare interi, posso trovare unions, diciamo, unions, esatto, cose veramente diverse. Qui poi calcolo quanto può essere lunga la stringa e poi alla fine ritorno. Qua c'è l'assign dentro nel vector. Facciamo l'assign dentro nel vector qua, nel vector di stringhe, super safe, e poi ritorniamo a questo vector. E l'altra ottimizzazione che fa il compiler, come abbiamo parlato oggi,
è che sembra che stiamo ritornando via copy qua, ma alla fine questo return qua non compie niente, è la return value optimization, praticamente move, fa il move di questo, praticamente di questo vector back a chi chiamava, non viene application duplicato, sì. Esatto. E qua come mai utilizzi l'UTPR con il back array e non un vector write? È uguale come allocazione, ma hai poi il problema del reinterpret cast. Ah, ok. Devi fare dot data. È più brutto perché devi estrapolare comunque il buffer e poi fargli il cast sopra. Invece in questo caso ti, diciamo, è un po' più. È una questione di style, ma. Se pensi che l'idea di muoversi da vecchio codice dove avete pointers, usually, cioè, chiaramente qui avete un byte pointer, un byte star, la prima idea che vi viene in mente è unit pointer di quel byte star, un vector però non è buona opzione. Devo far vedere. Ma facevo vedere l'uscita e qua abbiamo la package user mode, ok, sì sì, Windows Communication Package, Live People, ok. Se vuoi. E un'altra cosa, qui abbiamo riutilizzato immediatamente quel wrapper che avevamo costruito nella slide prima, quel package, praticamente sono molto componibili queste strutture che usiamo. Questo quello è che ottenete. Quindi dato il package di partenza, la risposta è quella, le tre applicazioni contenute nel package sono queste. È bello, abbiamo tre stringhe all'interno di un vettore. E la lifetime è dentro nel vettore, non dovete preoccuparvi di niente, non dovete, se avete problemi di ottimizzazione perché c'è un extra copy, quando fate il profiling vedrete quel problema lì, non preoccupatevi di queste cose, stiamo parlando di cose molto 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 veloci. E questo è super safe, potete pensarci, potete fare algorithm, potete fare find if, potete fare quello che volete. Se iniziate a giocare con puntatori più uno meno uno è sempre un disastro, prego. Bella. I wrapper C intorno a classi C++ sono un class e in assenza di uno standard binario non puoi far altro che creare una create all'inizio e una close alla fine con tutto quello che ne comporta. Quando torni in modalità C ricadi in tutti i problemi che ci sono perché perdi il controllo del ciclo di vita della risorsa, quindi non puoi fare niente di diverso. Quello che puoi fare con WinRT è di creare un componente. Il bello di WinRT, se puoi permetterti di usarlo, nel senso che oggi nel desktop non si può, quello che io continuo a dire, voglio WinRT nel desktop, no? non solo per la grafica ma anche per avere questo genere di beneficio e che mi consente di lavorare in modo object oriented con il sistema operativo. Se vado a usare, per esempio, non so, enumerare le periferiche USB, c'è già la library, è pronta, c'è una libreria di WinRT che mi dà già tutte le funzionalità ed è utilizzabile anche da desktop ora come ora. Quindi siamo già... Una vector view di tutti delle stringhe, dei nomi dei dispositivi USB che sono collegati. Quello è il grosso vantaggio, però oggi come oggi non puoi scrivere le tue. Questa è la limitazione al momento che speriamo che venga abbattuta, perché in questo modo non ci sarebbero più giustificazioni, perlomeno su piattaforma Windows, perché naturalmente quelle sono cose WinRT e Windows specific, di utilizzare codice C-style. Però almeno dentro la vostra codebase vale un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto per CX con codice standard, cioè utilizzate il codice standard al vostro interno e poi all'esterno ci mettete uno schermo CX piuttosto che C anche. Ok? Beh, se quella è l'esigenza. Questa è una grande domanda. Purtroppo l'interface della DLL non può essere CPP, è molto molto pericoloso. Tutto può essere fatto ovviamente in C, CPP. Però l'idea è di cercare di non usare CPP
tipo standard vector ha purtroppo sull'interfaccia perché non c'è un ABI, un ABI standard. E ci abbiamo tre option, ci abbiamo C, ci abbiamo C++CX, oppure ci abbiamo COM, che COM è, oppure passare sorgente, ma è sempre un po' tricky perché le C-files è un disastro. Quindi l'idea è di usare, un'altra idea è usare COM, che è una very very stable ABI, la DLL. Ma non è restrizione, rimanere super safe con vector. Comunque l'astrazione di vector in C che potete creare voi è molto molto più safe di quella schifezza di, del pointer, del byte pointer che ritornava a get application user model IDs. Questo byte pointer lì è un disastro, perché questo byte pointer qua è super unsecure, different types inside, devi sapere l'offset e così, a meno fare il wrapping di un vector in C, puoi parlare della size, puoi parlare molto chiaramente dei tipi che ci sono dentro, puoi parlare dell'ownership, però alla fine stai ricreando com a mano. Certo. E il vantaggio per cui non si può fare a meno oggi di com o WinRT o qualcosa del genere è proprio questo, cioè non sono invenzioni tirate fuori per tanto per, diciamo, fare un po' di rumore, no? È necessario muovere la checkness. Quello che di solito si può fare come terza ipotesi è quella di cercare di svolgere la maggior parte del lavoro a basso livello e disporre ad alto livello un API molto light, in cui dici ok, allora tutta la parte del package me lo smazzo sotto, e quindi io mantengo queste informazioni e poi quando C Sharp deve utilizzare queste cose semplicemente mi fa magari un'enumerazione delle stringhe che sono contenute, ed è molto più facile perché una stringa alla volta è easy portarla fuori dal C, mentre invece adesso comincio a parlare come lui in inglese anche voi, mentre quando poi invece devo andare a portare fuori cose miste comincia a diventare un problema. Quindi dicevo, poi tanti package ci sono, get package count, e lo prendo uno. Oppure dimmi dammi la prima stringa, e prendo la prima, esatto, next, la seconda. Se invece voglio dare la stessa informazione che ho sotto, allora perdo un po' lo scopo, no? Sì, qua abbiamo il riassunto, quindi non si sbaglia a usare il paradigma ovunque, usare il costruttore per creare qualcosa, eccezioni se necessario, istruttore per buttare via, con tutto quello che ne consegue, è un cambio di paradigma, però non sposta l'architettura dell'applicazione, questo è fondamentale, perché l'architettura significa che la vostra code base non dico che la buttate via, ma quasi. Invece in questo modo si riesce a migrare senza, togliendo via potenziali bug, problemi di vario genere, e comunque mantenendo la parte, che ne so, l'algoritmica, che è la parte forse più preziosa, no? delle vecchie code base, sicuramente molto importante. Quindi facile da usare, type safe, exception friendly, e quindi estremamente importante, soprattutto quando poi si wrappano handle, perché in Windows naturalmente l'handle sta veramente ovunque. E sapete anche la differenza tra handle del sistema operativo, come chiamate, close handle di file, oppure close handle di GDI, no? Sono molto diverse tra di loro. Quelle che fanno più danni sono quelle del GDI, perché sono molto più strette come numero, quindi quelle fanno veramente esplodere. Quando vedete la grafica che diventa tutta a blocchettini neri e le font tornano ad essere quelle vecchissime, no? Del primo Windows 3.1, che sono quelle di default, chissà, magari sono scatti, cioè c'è POC 00100. Quelle lì significa che gli handle di GDI sono più finiti. Molto spesso succede per colpa dei driver grafici che fanno leak, che purtroppo il kernel mode anche lì ci possono essere questi problemi, ma alcune volte è proprio colpa di applicazioni. Appena le chiudiamo, immediatamente il desktop torna a rivivere, perché chiudendo il processo lui toglie via anche tutti gli handle e li libera istantaneamente. Niente, concordo ovviamente il conduttore, ma anche vuole fare un tipo un meta point non solo su questo deck ma su tutto. È uno dei base messages che abbiamo avuto over and over and over oggi è resource allocation is initialization e smart pointers, e in generale ancora RAI dovunque.
Questa è l'idea, usate il potere di CPU e usate le nuove semantiche per praticamente dire al compilatore come volete usare i vostri pointer, le vostre risorse in questo modo qui. Questa è l'idea, quindi è l'auto Rai. Smile. Grazie a tutti. Smile. Vai, vai. No, vabbè. Volevo solo dire grazie. Grazie. Un applauso a voi perché siete stati veramente coraggiosi a seguirci tutto il giorno. Grazie.